del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi siamo qui da Peraga Garden Center in provincia di Torino e andiamo a presentare questa bella pianta perenne che è una siringa vulgaris, più conosciuta come lilla. Lo facciamo insieme alla nostra esperta Francesca Vernile, che ci darà anche qualche consiglio sulla sua coltivazione. Bene Francesca, allora cosa puoi dirci della siringa vulgaris? Allora, la siringa vulgaris, che voi conoscete con il nome di lilla, la conosciamo tutti, è un arbusto a foglia caduca, quindi perde le foglie in inverno, che può raggiungere dimensioni anche considerevoli, quindi 7 metri, quindi insomma quasi un piccolo albero. È una pianta che è stata introdotta parecchio tempo fa, circa nel XVI secolo in Europa, è stata introdotta dalla Turchia e si è molto, molto in fretta naturalizzata. Quindi noi adesso la possiamo ritrovare anche nella vegetazione spontanea italiana, ad esempio, soprattutto al nord, e anche in Francia la troviamo moltissimo. È una pianta che tollera condizioni di umidità del suolo, anche di terreni pesanti, quindi è una pianta tutto sommato facile, perché se abbiamo un terreno argilloso con ristagno d'acqua, a meno che non sia proprio una cosa eccessiva, è una pianta che lo tollera tranquillamente. Si consiglia di dare una buona concimazione organica in primavera per sostenere sia la fioritura che avviene tra aprile e maggio, sia la formazione poi dei boccioli successivi per l'anno successivo, e non necessita di potature a meno che non la vogliamo contenere, ma insomma è preferibile non potarla. I suoi fiori, inutile dirlo, dovrebbero essere di colore lilla. Sono di colore lilla, ma esiste anche la varietà bianca. E non solo, esistono anche delle varietà più piccole, diciamo delle forme nane di lilla. In realtà, appunto, proprio perché sono tantissimi anni che viene coltivata, e viene coltivata soprattutto anche per il fiore reciso, quindi in Olanda c'è stata una coltivazione incredibile di lilla per la produzione di fiori recisi, sono stati fatti chiaramente tantissimi ibridi, tantissime varietà commerciali, quindi possiamo veramente trovare un po' soddisfare qualunque esigenza, ecco, dei nostri giardini. Che cosa possiamo dire della siringa, soprattutto per avere magari appunto un risultato ottimale? Che terreno vuole? Terreno, abbiamo appunto detto che non è particolarmente esigente, un terreno pesante, non troppo leggero, quindi discretamente umido, una posizione soleggiata, chiaramente, però sempre c'è da dire una posizione soleggiata al nord, perché al sud pieno sole chiaramente brucierebbe la pianta. Anche perché appunto è una varietà che viene da zone piuttosto fresche, insomma montane, quindi non tollera il caldo eccessivo. Le spighe, ecco un consiglio, rimuovere le spighe fiorali una volta che sono sfiorite. Questo perché la pianta si sfrutta a mandare avanti appunto la semina, e quindi noi togliendole facciamo sicuramente un... Perciò bisogna toglierle. Sì, bisogna toglierle, e poi per il resto dell'estate comunque avremo questo arbusto verde privo di fioritura, ma insomma sicuramente piacevole, ecco. E non richiede potature, questo forse l'abbiamo già detto, se proprio la volete potare per contenerla potete farlo, però insomma se la mettete in una posizione in cui può crescere ed esprimersi al suo meglio, sicuramente lo preferirà. Bene, comunque consigliamo di scegliere il posto giusto, visto le dimensioni notevoli che può raggiungere. Oppure di scegliere una varietà più piccola. Benissimo. Alessandro, Francesca Vernile, la siringa vulgaris che vedete qui pronta per essere messa a dimora, vi salutano, vi invitano a mettere un bel pollice all'insù e di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!